Grazie Presidente. Noi abbiamo attentamente esaminato questa proposta di mozione e ci sono alcune parti, dirò anche quali, che potrebbero essere votate perché esprimono concetti positivi e ci sono invece altre parti che destano molte perplessità. E tra l'altro nel corso di questa dichiarazione di voto alcune considerazioni le farò anche sull'ampia illustrazione dell'assessore De Martin, tra l'altro molto positiva. E con la presentazione di slide molto interessanti, credo utili anche per questo Consiglio Comunale, però alcuni punti credo debbano essere precisati. E dico subito che da parte nostra non ci sarebbe, non c'è, no, non ci sarebbe, non c'è alcuna preclusione alla costruzione di un nuovo palazzetto per il basket, così come di uno stadio per il calcio. E dico questo in riferimento soprattutto ai primi due. Prime due parti del dispositivo relativo a questo provvedimento, perché la prima parte è certamente positiva perché dice letteralmente che il Consiglio Comunale si impegna a sostenere i soggetti che in virtù delle norme urbanistiche previste e dei benefici pubblici derivanti vogliono intervenire in quell'area purché tali finalità vengano raggiunte a conclusione del lavoro di disinquinamento, bonifica previsto, senza frapporre altri impedimenti e sarebbe sciocco qualsiasi opposizione a un invito di questo genere. Così come il secondo invita è positivo perché dove si dice invita i soggetti interessati, fatte salve tutte le norme ambientali vigenti, a seguire la strada più breve per affrontare il percorso di bonifica congiuntamente alla progettazione urbanistica edilizia, tenendo conto che si sviluppano strutture esclusivamente con risorse private, senza alcun onere per l'amministrazione pubblica, capaci di generare un importante volano di investimenti. Anche su questo possiamo certamente essere d'accordo perché il richiamo al disinquinamento, al rispetto delle norme urbanistiche e di sicurezza non può che vederci assolutamente d'accordo. Non convince invece la terza parte del dispositivo e la quarta, innanzitutto da un punto di vista tecnico, perché chiedere a un consiglio comunale di esprimere un parere positivo, preventivo su qualsiasi proposta, consiglio comunale che ha il compito non di esprimere pareri preventivi positivi, ma di discutere, valutare e votare. E quindi questa valutazione da un punto di vista tecnico è certamente infondata. Poi è in contraddizione questa terza parte del dispositivo con i precedenti due che parlavano, facevano riferimento a interventi ampi da scegliere e poi punta tutto esclusivamente sull'area dei pili. E per tutto quello che abbiamo detto anche oggi, credo che non sia accettabile questa impostazione. Così come il nulla osta dell'ultimo punto va incontro alle osservazioni critiche, negative, tecniche e anche di contraddizione che ho detto poco fa per il punto 3. Dico tra l'altro, parlavo dell'utilità indubbia dell'intervento dell'assessore De Martin con un paio di precisazioni che fa riferimento anche al contenuto di questa mozione, perché innanzitutto tutta la parte che concerne il piano regolatore generale vigente, il PAT, a mio modo di vedere è incompleto, anche perché ho seguito la sua indicazione di leggere tutte le norme nel loro insieme e tra l'altro norme che sono state ricordate poco fa anche dall'intervento del collega Rocco Fiano, che faceva riferimento specifico al piano di assetto del territorio approvato nel 2014 per le aree dei Pili, così come al piano regolatore generale e all'articolo 48,5 bis della legge regionale 11 del 2004. In conclusione, per non ripetere quello che ha detto il consigliere Fiano e che nel primo intervento avevo anch'io sinteticamente detto, e queste norme comportano nella loro lettura complessiva e comparata che sempre per l'area dei Pili le limitazioni relative alle destinazioni d'uso previste per il verde urbano attrezzato e la realizzazione in particolare, questo significa, di un palazzetto dello sport, così come quella di insediamenti ricettivi e commerciali eventualmente correlati alla sostenibilità, che ha un senso economico-gestionale della struttura sportiva, devono passare inevitabilmente attraverso variante al PAT e conseguente variante al piano di interventi. Varianti da attuare con le procedure previste dalla legge urbanistica regionale e con quelle norme, tipo la legge Stadi e altre leggi nazionali, che impongono determinate procedure. Quindi, tra l'altro, anche con coinvolgimento della Regione Veneto. Guardate, proprio per questo
Noi diciamo su questo punto, sto andando verso la conclusione, su questo punto e per la parte che concerne la normativa Seveso, la scelta di quest'area, che sarà fatta indubbiamente per quello che si è capito, comporterà tempi e vincoli maggiori. Non abbiamo un'opposizione preconcetta, è soltanto un warning, actum, attenzione, guarda, questa strada vi porterà probabilmente ad avere molte più difficoltà. Così come la parte concernente la normativa Seveso, che non è una Seveso 1, Seveso, adesso abbiamo una Seveso 3 sostanzialmente, che è del 2015, che non è ancora stata recepita nella sua maggiore rigidità dal piano della prefettura. Perché ad esempio sono fatte molto bene, molto chiare le illustrazioni dell'assessore Del Martin sulle fasce di rispetto rispetto agli impianti a rischio, però non tiene conto, ci sono certamente altre slide anche della prefettura per il lavoro fatto nel 2011, non tengono conto dell'effetto sinergico tra gli impianti e soprattutto obbligatoriamente dell'effetto domino che è previsto sia dalla direttiva del 1999 all'articolo 11 e in particolare confermata dall'ultima Seveso 3, ripeto che è la principale, l'ultima, all'articolo 19, che determinano un'area di attenzione ampia che arriva, come ha detto addirittura la prefettura nel 2011, al Ponte della Libertà. Io non dico, guardate, facciamo attenzione, esiste questa prospettiva, così come sui fosfogessi, è vero che c'è questa perizia del 2015 sui rischi, però allora io vi invito anche, assessore, a me farebbe piacere, visto che è presente lei, a far avere a questo consiglio la nota del 24 febbraio 2017 del Ministero dell'Ambiente, che è stata mandata alla società, ovviamente ad acquisirla per l'interesse pubblico dell'amministrazione comunale di Venezia, perché questa nota ha richiamato la società Porta di Venezia ad adempiere agli obblighi previsti dall'articolo 245 del decreto legislativo 152 del 2006, parte quarta, che riguarda le questioni ambientali, ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, escludendo fin da subito, dice quell'atto, che eventuali illeciti in materia possono venire sanati da atti transattivi precedenti riguardante l'area. E questo fa riferimento al fatto del proprietario incolpevole successivo. Queste sono tutte indicazioni normative di rango nazionale dello Stato, delle quali bisogna tener conto. Quindi è un invito anche a recuperare, se già non avete questa lettera o comunque ad averla per il Consiglio Comunale, non appena il muro di gomma del Ministero dell'Ambiente e gli struzzi del Ministero dell'Ambiente tirano fuori la testa dalla sabbia, vorranno mandarla, visto che dicono che vuole collaborare, sarà mia cura eventualmente, se non l'avete, farla avere al Consiglio Comunale. Quindi per questi motivi noi voteremo, se fosse possibile, per parti separate i primi due impegni, ma so che in questo regolamento non è possibile, potrebbe essere un punto anche del nuovo regolamento, come si fa in tutti gli organismi parlamentari, cioè dare la possibilità di poter votare per parti separate mezzo dispositivo, che noi va benissimo, passerebbe, credo, ma unanimità o quasi, mentre le altre due parti per noi non sono votabili. Questa situazione, ovviamente, essendo importante per la maggioranza, ovviamente, il terzo e il quarto punto, noi non siamo in grado di votare certamente a favore, con dispiacere, perché la Reier e lo sport e lo sviluppo di quest'area interessa certamente tutti. Grazie Presidente.